Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi, siamo qui, anzi sono qui per presentarvi la mia rosa del fantacalcio. Come ben sapete, l'altro giorno eravamo in live con tutti gli elites a Napoli. Siamo riuniti per fare l'asta e vado subito a illustrarvi la mia squadra. Allora, vi dico subito che in porta volevo prendere Szczęsny Handanović. E difatti sono riuscito a prendere Handanović, pagato un po' carino, un po' caruccio. Diciamo che secondo me è un po' l'ho pagato, strapagato, però 81 ci sta ragazzi. Considerando che siamo partiti dalla base di 1000 punti, quindi 1000 punti per fare quest'asta del fantacalcio. Quindi 81 secondo me ci sta, anche perché è un top player come Handanović. In Serie A ce ne sono pochi secondo me. E secondo me ragazzi ho preso il più forte, Handanović. O se no, l'alternativa era Szczęsny. Poi comunque ce ne sono tanti abbastanza forti in Serie A. Però il più forte, secondo me, è Handanović della Serie A. Lo dico da juventino. Quindi, secondo me, tanta roba. Poi ho preso Paolo Lopez, portiere della Roma. Anche se non si sa se giocherà o no. Però per sicurezza mi sono buttato sul sicuro. Come riserva, come alternativa, ho preso Perin a un credito. Quindi ho preso un credito solo Perin. Paolo Lopez invece l'ho pagato 15 crediti. Cioè, tutto sommato, non ho speso neanche 100 crediti per la porta, diciamo così, per difendere i miei pali. E secondo me Handanović li difenderà molto bene. Passiamo al reparto difensivo. Ovviamente ditemi qui sotto voi chi avete preso, chi siete riusciti a prendere o chi volevate prendere, perché sai, uno arriva con un'idea, voglio prendere Handanović, poi alla fine se ne esce con Cragno, capì? Cioè non è mai un io voglio lui e poi alla fine prendo lui, no. Il fantacalcio è anche questo. Difesa. Partiamo con quelli diciamo presi a uno. A uno ho preso Danilo della Juve, che secondo me è tanta roba, perché Danilo ora come ora potrebbe giocare anche titolare. La Juve ha molte alternative, perché sapete Pirlo come gioca, 3-5-2, gioca in fascia Danilo, gioca a volte difensore centrale, non si sa manco come gioca, però secondo me Danilo tanta roba, presa uno, non male. Poi ho preso Lirola, il mio hermano Lirola, sapete, Lirola ci ho anche giocato alla play contro, quindi non potevo non prenderlo, Lirola, pagato uno tra l'altro, non è attualmente titolare, ma secondo me potrebbe trovare posto titolare alla Fiorentina, mai dire mai, comunque un ottimo terzino. Ho preso anche Cole a uno, raga, quindi secondo me non male, l'ho visto giocare anche di persona in Juventus Sampdoria, e secondo me è veramente un fenomeno, cioè è veramente fortissimo per me questo giocatore. E l'ho preso a uno, quindi non male come difensore centrale. Quindi Colli, Danilo e Lirola, ricapitolando, presi a uno. Poi a tre, anzi passiamo a Kumbulla della Roma, anche lui preso a 10, secondo me è pochissimo. Cioè potrebbe essere una rivelazione Kumbulla, e anche se in realtà già alcuni comunque dicono che è veramente tanta roba. Poi ho preso Alex Sandro a 20 crediti, che non sono né pochi né tanti, ma diciamo che mo Alex Sandro dovrebbe rientrare, quindi 20 crediti ci sta. Alex Sandro che gioca esterno barra terzino, perché 3-5-2 giocherà in fascia, quindi secondo me tanta roba, perché potrebbe fare anche tanti assist. Poi ho preso, qua è una questione di cuore, quindi non mi insultate, o se volete insultatemi, non so, di fate voi raga, cioè nel senso... l'ho preso perché io voglio bene, ormai ci conosciamo da un po'. Frabotta, pagato 14, lo so ragazzi, voi direte ma come, pagato meno con Kumbulla, pagato meno non so, altri giocatori che poi sentirete dopo. Però raga, vi ripeto, l'ho pagato 14, ma perché Om voleva prenderlo anche lui. È stata un'asta un po' contesa, perché lo conosciamo di persona, abbiamo diciamo un certo tipo di confidenza con Frabotta, quindi l'abbiamo preso, l'abbiamo voluto prendere a tutti i costi, quindi l'ho preso io 14 e via. Non mi insultate, se mi volete insultare fate come volete, vabbè. Milenkovic della Fiorentina, terzino, tanta roba secondo me Milenkovic, ce l'avevo anche l'anno scorso, non mi ha deluso, anzi ha fatto qualche gol, qualche assist Milenkovic, not bad, 20 crediti anche per lui. Regà, io l'ho preso, ci punto anche quest'anno, quindi speriamo bene. Poi Letizia, pagato a 3 del Benevento, tanta roba, l'ho visto giocare il Benevento e regà, a me piace. E passiamo all'ultimo difensore, nonché Chris Smalling. Ragazzi, Smalling
pagato 25, però secondo me, ragazzi, Smalling potrebbe fare molto bene, visto che già lo conosciamo molto bene. Lui alla Roma l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, la Roma l'ha ripreso quest'anno, proprio all'ultimo secondo, tra l'altro, di calciomercato. E secondo me Chris Smalling, ragazzi, farà tante partite positive, sicuramente farà bene, e poi può fare gol di testa, difensivamente forte, quindi speriamo in qualche punteggio alto anche suo. Passiamo al centrocampo. Regà, al centrocampo ho speso abbastanza. E partiamo però da quelli pagati a uno. Anche qui questione di cuore, questione di confidenza, questione di... Vi dico solo che si è fatto pure la doccia a casa mia. E Portanova. Quindi Portanova pagato uno. Manolo, magari qualche partita la giocherà. Magari lo inserirò in qualche partita. Chi lo sa. Comunque Manolo, te voglio bene, pagata uno. Poi Bernardeschi, pagata 1, anche lui, tanta roba secondo me, perché la Juve quest'anno con Bernardeschi e Chiesa magari li alterna, magari li fa giocare entrambi, non lo so ancora, però pagata 1 secondo me tanta roba, vediamo, comunque pagata 1, quindi non ditemi voi se l'avete presa e quanto l'avete pagato. Andiamo avanti, Bentancur, anche lui pagata 1, incredibile, non si sa come, fenomeno, per me è un fenomeno, non solo perché tifo Juve, ma... Regà, è un fenomeno, non potete dire altro. Pagata 1, Bentancur, tanta roba. Poi, passiamo ancora al centrocampo. Ho preso Freuler, pagata 16. Però Freuler, pagata 16, buono. Secondo me è molto, molto buono. Arthur, invece, passiamo ad Arthur. Pagata 10. Arthur, secondo me, tanta roba. Pagata 10, adesso, secondo me, potrebbe anche prendersi spazio come titolare. Vediamo un po'... Saprò ragione o no, potrebbe essere anche titolare della mia formazione Fantacalcio, quindi speriamo bene. Anche qui pagata 10, ragazzi, ho preso Bakayoko, pagata 10. Adesso non so voi, nell'asta di Fantacalcio mi insultavano perché l'ho pagato troppo, ma secondo me, ragazzi, secondo me è un colpaccio, perché Bakayoko se l'ha preso il Napoli perché giocherà titolare e secondo me farà molto molto bene con Gattuso, che tra l'altro lo conosce molto bene, quindi vediamo. Poi, qui, raga, voglio il vostro parere. Pagato 40, Castrovilli della Fiorentina. Secondo me è un giovane top player. Secondo me. Adesso non so cosa ne pensate voi, ma secondo me questo è un ottimo giocatore. E se ne farà bene, mo vediamo, Perché passiamo alla punta di diamante. Nonché Luis Alberto. Pagato 103 crediti, ragazzi, lo so. Magari sono un po' tantini, però Luis Alberto, raga, a me piace un botto. Giocatore completo, un giocatore veramente fenomenale della Lazio, cioè veramente c'ha dei piedini, raga, a me piace un botto. Vabbè, passiamo all'attacco. Partiamo da quelli pagati un po' meno e poi passiamo alla punta di diamante, che poi vi dico anche chi volevo, chi non volevo. Vabbè. Sanchez dell'Inter, pagato 4 crediti. Secondo me ci sta. Non so se Conte lo farà giocare titolare, ma non penso, però magari, sai, qualche partita là Sanchez da titolare potrebbe farsela. Poi questo è una, cioè raga, è un top player secondo me per il Verona, pagato 10, nonché Kalinic, pagato a 10, e secondo me lui, siccome sicuramente giocherà anche titolare, farà molto bene. Poi ne ho presi un bel po' di titolari qua in realtà. C'ho anche qua me, pagato 15. Io già l'anno scorso lo volevo prendere, non sono riuscito a prenderlo, ha fatto una stagione, mi pare, buona. Mi pare. Però qua me a 15 secondo me è tanta roba. Poi anche qui della Lazio, Correa, pagato 45. Regà, lui diciamo che è quel giocatore che in campo può fare la differenza, cioè per me è fortissimo. Tra l'altro lo voleva la Juve, non è riuscito a prenderlo, però Correa secondo me è tanta roba. Pagato 45 crediti. Passiamo a un piatto, lasagna, no, non è un piatto, cioè sì, anche un piatto, però lasagna, tanta roba lasagna, raga, pagato 20, secondo me not bad, anche perché vado a dire anche il prossimo attaccante, nonché, cioè, o Scugnizza, raga, Lorenzo Insigne, pagato 100 crediti, l'ho voluto prendere fortemente anche perché secondo me lui, Mertens, potrebbero fare tanti assist a Osimhen, o comunque potrebbe anche fare tanti gol, una decina, una quindicina potrebbe farli, non lo so, potrebbe, assist, una quindicina di assist potrebbe farli, Insigne, per Osimhen, potrebbe, quindi Osimhen segnerà tanto, potrebbe. Sono tanti punti interrogativi, però
ho puntato su Insigne e l'ho preso. Adesso qua, ragazzi, la punta, la mia punta della mia formazione, nonché il toro, Lautaro Martinez, pagato 336 crediti. Ebbene sì, ragazzi, Lautaro Martinez pagato più di Ronaldo, no, forse per un punto l'ho pagato in meno di Ronaldo. E che dire, io volevo fortemente Lautaro quest'anno, volevo lui e Dybala, però purtroppo non sono riuscito a prenderlo Dybala, e vabbè, vedrete ovviamente gli altri video chi l'ha preso Dybala. Invece Lautaro Martinez ci ho puntato davvero tanto, però vi dico, però non pensavo di spendere così tanti crediti, anche perché c'è, cioè, un credito in meno di Ronaldo, tanta roba. Però vediamo, ditemi ovviamente voi quanto avete pagato i vostri giocatori, ditemi le vostre squadre, confrontiamoci le vostre squadre. Ovviamente vi aggiorniamo su Instagram ogni fine settimana del tutto, dei risultati della squadra, della formazione. Comunque mi raccomando, seguiteci su Instagram per sapere di più. Datene tutto, spaccate like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! Like you, be strong to hold the powers of the sun.